Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi no, non siamo in studio, sono in un parcheggio piuttosto isolato. E come mai ci troviamo qua e dopo una bella intro così tamarra? Come avete visto anche dalla copertina, no, non mi sono comprato purtroppo ancora la Tesla. Se vi ricordate, eventualmente, circa un mese fa avevo pubblicato su Instagram questa fotografia qua che adesso state vedendo in sovrappressione, è una storia appunto, dove si vedeva l'interfaccia della Tesla. Alcuni miei amici mi hanno detto: wow, ma ti sei preso la Tesla eccetera eccetera. No, non me la sono presa, era un piccolo scherzo. Ma adesso andiamo a vedere come mai ho pubblicato questa foto. Come vedete anche dal titolo, ho fatto una piccola modifica alla mia macchina. L'ho fatta circa 3 mesi fa, riportando in vita il mio iPad Air 2. Ho voluto un po' testare questa cosa qua. Successivamente ho pensato: ma perché non andare a realizzare una rubrica per il mio canale intitolata "Come fare qualcosa"? In questo caso, appunto, come da titolo, come poter installare un iPad sulla propria macchina. In più c'è anche un piccolo bonus, sempre come da titolo, un unboxing. Intanto vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Tacchete! Questo è il mio iPad Air 2, comprato nel 2015. Poi nel 2017, per non so quali motivi, onestamente, una mattina me lo sono ritrovato con lo schermo distrutto. Un mio carissimo amico, che saluto, Daniele, ciao Daniele, me l'ha riparato completamente. Ci sono stati dei problemi tecnico-tattici da parte dell'azienda che ci ha fatto avere tutto lo schermo, il vetro e l'LCD. Il problema è stato che non aveva la colla dentro per poterlo fissare. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, come potete vedere, l'iPad è attaccato alla macchina, poi vi spiego come. È collegato via Bluetooth, vedete qua l'icona del Bluetooth acceso. Io adesso faccio partire la canzone che avete sentito prima, abbassando un po' il volume perché altrimenti mi bannano il video. Vedete? È proprio un video di YouTube con gli SDC. Ragazzi, è proprio una figata, assolutamente. Vi faccio vedere alcune funzioni che do a questo iPad quando, per esempio, sono in macchina. Io sono uno che comunque usa sempre la macchina, anche per andare a prendere il cassonetto piccolo, quello marrone, dalla pattumiera. Ma che me frega, prendo la macchina, chi ce ne frega, che ce frega. Allora, le funzioni principali che io do al mio iPad sono, per esempio, vabbè, la prima, una delle principali è proprio mi metto magari qualche video su YouTube. Adesso facciamo un pinch out. Vedete, io vado sulla home. Ah, una cosa, è l'iPad Air 2, quello wifi più cellular. Infatti dentro ho inserito una SIM della 3 con i gigabyte illimitati, perché noi non ci facciamo mancare mai nulla. E quindi magari mi metto a vedere qualche video o a volte vado magari sul mio canale e mi riguardo qualche mio video per capire se ho fatto degli errori, se posso fare dei miglioramenti, che ovviamente posso fare. Un'altra funzionalità molto figa che è qua le mappe. Per esempio, voglio andare ad Arese, tac, indicazioni, scelgo uno dei percorsi e faccio vai. Vedete? Lui mi ha impostato il navigatore e posso andare tranquillamente ad Arese, però senza usare lo squallido navigatore dell'iPhone, ma almeno ho uno schermo molto grande che mi fa vedere chiaramente bene le strade, eccetera. Ma la cosa particolare di iOS 13, ma credo ci fosse anche in iOS 12 e addirittura in iOS 11, è questa cosa qua. Per esempio, io voglio avere la mappa, ma intanto anche sentirmi la musica. Quindi, cosa faccio? Tengo premuto YouTube, porto l'icona in alto, come vedete la posso spostare nello spazio. Se io adesso la mollassi, l'icona di YouTube rimarrebbe, diciamo, sospesa sopra la mappa. Ma io non voglio questo, ma voglio questa cosa qua. Tac, lo split screen. Quindi da una parte mi rimane la mappa, dall'altra parte invece mi rimane YouTube bene attivo, indipendente, capito? Quindi vado sulla home page, per esempio metto un video di Kalel, che saluto, grandissimo, fa ottime recensioni e altro nel mondo cinematografico, fantasy e fantascienza. Adesso avviamo un suo video, se parte. L'altra sera io e la mia amica... Come vedete, mi piace questo video su Grindelwald e sui crimini di Grindelwald, e allora metto Kal-El. Poi voglio cambiare video, tac, esco con la X, mi metto una canzone, eccetera, eccetera. La bellezza di questo split screen è che non rimane soltanto a metà, ma posso o diminuire la mappa per avere più grande la parte video,
oppure posso diminuire la parte video perché mi distrae e in quel momento concentrarmi di più sulla parte delle mappe. Stessa cosa vale, per esempio, ho le mappe aperte, vale anche per magari le email. Sono in coda, devo leggermi al volo un'email, tac, mi si apre tutta la lista delle varie email. Stessa cosa, voglio andare a fare una ricerca su Safari perché voglio vedermi eventualmente un film in streaming. Ragazzi, mi raccomando, guardare film in streaming è illegale, quindi non mi assumo nessuna responsabilità. Se volete guardarlo in streaming dovete avere la copia originale del film. Quindi volete vedervi un film in streaming, volete magari cercare gattini, scrivete eccetera eccetera, tac, puoi fare una ricerca su internet, magari è un passeggero con il quale stai andando da qualche parte, pilota, segui il navigatore, il passeggero, non so, vuole cercare un ristorante nel mentre si fa la cosa. Quindi questo generalmente è quanto. Qui sotto abbiamo il sistema del Bluetooth, che è una chiavetta USB. Di tutte le cose che vedete vi lascio il link, vari ed eventuali, in descrizione. Chiavetta USB collegata con la Wix qua dentro. Questo è un trasmettitore Bluetooth che si collega all'iPad, all'iPhone che sto utilizzando. Qua caricatore invece, in questo caso c'è il cavo Lightning che viene attaccato qua. Ci sta, fortunatamente questa sporgenza non è invasiva, quindi io riesco tranquillamente ad attaccare il cavo Lightning. Bisogna prestare un po' di attenzione. Va detta una cosa, ma ci arriveremo fra pochissimo a parlare di come l'ho installato, che naturalmente non può essere installato su tutte le macchine, o comunque dipende veramente dal modello dell'automobile. La prima condizione necessaria affinché si possa fare questa installazione, come vedete, che ci siano queste tipologie di bocchette, quindi con le linguette orizzontali o eventualmente in verticale, quelle circolari, quelle basculanti che per esempio hanno le Ford Fiesta, non vanno assolutamente bene. Adesso vi faccio vedere come ho montato l'iPad, quindi vi parlerò anche di altri prodotti e poi vi faccio vedere un altro upgrade che vorrei fare. Come vedete, il problema di questo iPad è che non mi piacciono il fatto che abbia sti bordi così spessi, e come ben sapete, perché so che l'avete visto, io ho anche un altro iPad, l'iPad Pro da 11 pollici del 2018. Allora vi faccio vedere come l'ho installato, molto semplice. A parte che alzo un po' la temperatura, quindi se sentite dei rumori sottofondo sono o le macchine o sono le ventole. Innanzitutto, il modello della mia automobile, Citroen C4 del 2014, ha 6 anni ma li porta da Dio. Io vado a staccare l'iPad molto semplicemente. Come potete vedere, io ho qua le bocchette orizzontali, ho installato, che l'avete visto anche di là, ho installato queste due supporti che sono in gomma. Sono della Oki, ottimo brand a basso costo che vende dei prodotti veramente eccezionali. Questi pistolini qua sono proprio delle pinze molto minimali, sono magnetici. Allora, il pacco è questo qua, è molto grande, ma in realtà il contenuto che c'è all'interno è piuttosto piccolo. Eccolo qua, questa è una cover per il mio iPad Pro da 11 pollici, è della T-Movo, un brand che non, onestamente non ho mai sentito. Molto carina la confezione, molto professionale, che va un po' a spiegare alcune specifiche che non stiamo neanche a leggere, poi comunque vi lascio i vari link e vari eventuali in descrizione. Bella che è coperta da questo elemento in spugna. La cover, da quello che mi sembra di vedere, ha una pellicola che andiamo a togliere. Una cover ai lati nera, con la protezione dei vari pulsanti, il tasto blocco e il tasto dei volumi, il buco per la fotocamera, del microfono, del flash e delle protezioni agli angoli. Ma cosa ci serve questa cover? Appunto per l'iPad Pro. Eccolo qua, quest'altra è la sua cover. Vi ricordate questo pistolino? L'ho recensito in qualche video fa, è micro hub magnetico per la ricarica. Andiamo a togliere la sua back cover e vado a inserire l'iPad all'interno della nuova cover. Togliamo il pirulino, se no si fanno danni, così testiamo anche la cover. Vado a pulire la cover, altrimenti faccio brutte figure perché l'iPad è un po' zozzo. Mi raccomando, utilizzate sempre panni microfibra, altrimenti fate un disastro. Ho anche testato i vari pulsanti, devo dire che reagiscono piuttosto bene. Perché questa cover? Perché la mia intenzione è, ogni tanto, in base a quello che devo andare a fare in giro,
è, invece di avere l'iPad Air 2 installato sulla macchina, vorrei avere l'iPad Pro, anche perché ha un design molto più bello. Lo volevo appunto installare nella macchina e lasciare a casa l'iPad Air 2. Per esempio, fra un po' di tempo io devo fare dei viaggi in giro per l'Italia, dei viaggi durante i quali devo fare diverse registrazioni, devo montare video, è inutile che mi sto a portare due iPad, uno me lo lascio in macchina e l'altro me lo porto in giro. Me ne porto uno, questo, che lo utilizzo prima per il viaggio, poi me lo porto nell'albergo, nel bungalow, dove cacchio mi manderanno, e monto i video. È semplicemente così, ho un dispositivo, non devo lasciarlo in macchina. Allora, la bellezza di quest'auto qual è? Oltre ad avere la possibilità di mettere quasi in linea due occhi magnetici, ho anche questo sportellino qua, mentre in alcune macchine, come vi dicevo prima, dovete stare attenti al modello, perché magari alcune hanno dei rigonfiamenti, avete lo schermo più basso, avete dei pulsanti. È un'operazione non adatta a tutti i veicoli. Vediamo innanzitutto se l'iPad posizionato così a caso ci sta. Ok, la sua bellissima figura la fa. La mia premura era proprio qua, infatti come vedete la USB-C è proprio quasi in concomitanza di questo labbruccio, quindi è un problema. Però vediamo effettivamente se funziona. Altra cosa, quando comprate il supporto magnetico dell'Okey che vi ho fatto vedere poc'anzi, vi arrivano anche queste, perché il supporto così com'è non ha alcuna funzione. Vi arrivano questi oggetti qua, sono delle piastrine magnetiche, eccole qua, come vedete sono molto sottili, parliamo come vedete di circa meno della, probabilmente meno di un millimetro di spessore. Ci sono sia circolari, che quella questa qua, che rettangolari, che sono quelle più comode. Voi le attaccate al dispositivo che vi interessa. Adesso fisso la telecamera e vi faccio vedere come inserire queste all'interno della cover. Io spero che si veda qualcosa. Togliamo la cover. Bisogna cercare di capire quanto sia la distanza dei due magneti in base alla posizione in cui si trovano, rispetto anche al piccolo sportellino che ho sotto la radio. Allora, i nostri due magneti sono qua. Uno dovrà essere fissato qua e l'altro dovrà essere fissato qua. Quindi li vado a spellicolare. È un adesivo 3M, uno dei più potenti che ci sia sul mercato. Uno lo vado a incollare qui, si è subito attaccato. Spellicolo anche l'altro e lo vado a posizionare qua. Prendo l'iPad. E vado a inserirlo dentro. Come vedete, ok, la cover è trasparente, è bruttina da vedere, tanto deve essere contro il cruscotto, quindi chi se ne frega assolutamente. Adesso vado a inserire l'iPad. Perfetto, l'iPad è bello fissato al supporto magnetico, come vedete. Perché questa linguetta mi permette eventualmente di non far scivolare in basso l'iPad a causa di qualche buca varia eventuale, quindi me lo tiene bello stabile. Io vi dico, sono appunto 3 mesi più o meno che sto utilizzando questo sistema, mai avuto un problema, ho fatto anche strade sterrate un po' a sgamo per evitare il traffico eccetera, mai avuto un problema. Poi cosa andiamo a fare? Vado in impostazioni e attivo lo spot che è già attivato, bene così. Successivamente vado a inserire il nostro micro connettore USB-C magnetico. Adesso vado in impostazioni, wifi, e vado a collegarmi all'iPad. E ragazzi, sono connesso con il mondo. Andiamo ad accendere la macchina, impostazioni, andiamo a connettere il Bluetooth. Perfetto, abbiamo connesso l'iPad Pro alla vettura. In termini professionali, lasciate fare. Adesso ci avvaliamo di YouTube, ci mettiamo una canzone, Lana Del Rey, che salutiamo, seguici, come vedete. Poi la bello che è 10 volte se non 20 volte più fluido dell'iPad Air 2, quindi immaginate, cioè, la comodità è veramente assurda. In questa parte di video molto probabilmente l'audio lo sentirete più basso, perché c'è la canzone della Lana Del Rey che ci fa compagnia. Vogliamo andare in via Nirone, dove lavoro, tac, cioè lavoro lì vicino, invio, non so come mai ci sta mettendo così tanto, però vi assicuro assolutamente che prende da Dio. Quando sono in marcia non mi delude mai, assolutamente.
Qua allarghiamo il video. Gli utilizzi non dico che sono quasi infiniti, però ragazzi è veramente veramente comodo avere questa bellissima modifica. È veramente comoda, perché onestamente, come avete visto, non ho un sistema infotainment in questa macchina. Ho sempre utilizzato gli iPhone, però il problema è che l'iPhone, avendo uno schermo piccolino, non potevi fare uno split screen, a parte che non vedi una mazza. Tutto è partito dal voler ripristinare l'iPad Air 2, come da titolo di uno dei libri di Bruno Munari, Da cosa nasce cosa. E come ultima cosa, vi ricordate l'unboxing del cavo magnetico? Lo vado a inserire nella porta, sperando in Dio che riesca a connettersi. È in una maniera instabile da far paura. Eccolo qua, 94%. Quindi ragazzi, io spero che questo tipo di rubrica vi possa interessare. Tra l'altro ne arriverà un altro di video, perché ho fatto un errore. Ho fatto un piccolo errore, onestamente. Ma l'avete visto anche nello scorso video, appunto, del cavo magnetico. Che il cavo magnetico funziona solo con quei pin e non fa il trasferimento di dati. Quindi cosa farò? Gli acquisti su Amazon stanno diventando una cosa ordinaria per le persone. Qualcuno non sa come fare i resi, quando farli, perché farli, eccetera eccetera eccetera. Quindi pensavo di fare un video anche per quella cosa lì. Fatemi sapere con un like se vi è piaciuto questo video, che a me fa moltissimo piacere. Se siete nuovi, seguitemi sul canale. Tra l'altro arriveranno presto anche, che erano piaciuti un sacco ed avevano un buon successo, le ricette. E da First Class, Olga Pasquali, io vi mando un grossissimo saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!